Per quanto riguarda l'asilo nido e la scuola dell'infanzia e la scuola materna, diciamo, l'abbiamo chiamato questo complessivamente il polo dell'infanzia. E considerate che abbiamo iniziato già dall'inizio dell'amministrazione a valutare tutto ciò che serviva in termini di edilizia scolastica, non solo come manutenzione ma anche come progettualità per il futuro. Abbiamo cercato, stiamo tentando anche di fare il dimensionamento scolastico, la razionalizzazione della rete scolastica, per cui è chiaro che ci sono delle realtà all'interno del territorio che sono diverse, diverse in termini demografici, in termini di popolazione scolastica. Abbiamo degli istituti a Ragusa dove la popolazione scolastica nel corso del tempo si contratta, invece a Marina di Ragusa cresce in continuazione, c'è un trend di giovani coppie, di coppie che si trasferiscono a Marina. Considerate che ci sono 331 bambini, i dati sono riferiti a maggio di quest'anno, 331 bambini a Marina che vanno da 0 a 5 anni. Di queste bambine 146 sono bambine per asilo nido, ma l'asilo nido nel 2021, ancora oggi, siamo a fine giugno 2021, manca un asilo nido a Marina di Ragusa. Per cui queste bambine devono andare altrove per avere un asilo nido, o a Santa Croce, o devono andare a Donna Locato, oppure devono venire in uno degli asili nido a Ragusa città. Quindi c'è una carenza che dura da tempo, questa carenza vogliamo colmarla e fare in modo che ci sia appunto questo polo in un'area del comune di Ragusa di oltre 16.000 metri quadrati, di cui 3.000 metri quadrati saranno appunto rappresentate da 3 sezioni di asilo nido e 9 sezioni di scuola materna, che sono oltre quello che è il fabbisogno anche in termini di trend da qui a pochi anni, ma che può essere invece nel lungo tempo e nel lungo periodo quello necessario. Il numero di sezioni 9 è il massimo che si può avere, quindi 9 sezioni di scuola materna, 3 sezioni di asilo nido e poi tutto il resto saranno 11.000 metri quadrati di verde. E questo progetto bellissimo, tra l'altro fatto con tecniche costruttive di bioedilizia, sarà fatto dove ci sarà la razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche con la raccolta delle acque piovane e con tutto ciò che comporta anche la razionalizzazione delle risorse idriche, che abbiamo anche inserite nel regolamento poco tempo fa, e quindi dare la possibilità anche lì di capire quanto importante possa essere il rispetto dell'ambiente nei ragazzi. Saranno tutti a piano terra e poi saranno 11.000 metri quadrati di verde, di alberi. Gli alberi sono fondamentali, sono importanti. Il progetto è stato pensato come l'albero della vita. Le sezioni sono a rame e di foglie, e quindi vedrete tutte queste sezioni che si allargano e poi rappresenta anche simbolicamente appunto l'albero e l'albero della vita. L'albero della vita perché gli alberi sono fondamentali, perché forse oggi ci si sta rendendo conto con questo caldo che abbiamo, con le cose che stiamo assistendo, ieri abbiamo visto rondoni, centinaia di rondoni a terra, perché le variazioni climatiche stanno distruggendo il pianeta. E anche qui questa unione, questo contesto di alberi che parlano, perché gli alberi comunicano con i ragazzi all'inizio, e che fa stare bene le persone, stare accanto agli alberi fa stare bene. E anche questo è un progetto e un obiettivo che vogliamo realizzare. Quindi una scuola nuova basata su criteri nuovi, non solo a livello di edilizia, ma anche a livello di contesto, dove c'è uno spazio. E quindi se riusciremo poi a fare, oltre all'asilo nido, alla scuola materna, anche l'elementare e la media, saranno tutti in un nuovo contesto, uno parte dall'asilo nido fino alla scuola media, in uno stesso complesso si sposterà solo da una parte all'altra. Ecco, sono 6 milioni di euro, costerà, dicevo prima, 3 milioni di euro per l'asilo nido, 3 milioni di euro per la scuola materna. Abbiamo chiesto un finanziamento, c'è un decreto DM del Ministero dell'Interno in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione, speriamo che possa essere, diciamo, approvato, ma se non viene approvato, come ha anche ribadito in conferenza stampa il sindaco, faremo in modo che si attingerà attraverso un mutuo, ma noi vogliamo realizzare per la città, per il presente e per il futuro, questo polo educativo a Marina, in modo particolare questo polo dell'infanzia. L'idea ispiratrice di questo progetto, appunto come diceva prima l'assessore Iacono, nasce dall'esigenza di avere un polo dell'infanzia a Marina di Ragusa. In particolare il progetto prevede un asilo nido composto da 3 sezioni, una scuola dell'infanzia composta da 9 sezioni. L'idea ispiratrice è appunto quella dell'albero della vita, in particolar modo dei 3 elementi che compongono l'albero, quindi le radici, il tronco e i rami. Le radici sono rappresentate dall'asilo nido, appunto
posto a nord dell'area oggetto dell'intervento. Il tronco è l'area centrale che funge da connettivo tra l'asilo nido e la scuola dell'infanzia. Le foglie e i frutti sono rappresentati appunto delle aule della scuola dell'infanzia, dislocate in maniera semicircolare, a rappresentare appunto la ramificazione dell'albero. Ogni aula ha un'area esterna per la didattica esterna. È stata posta particolare attenzione appunto a tutta la sistemazione dell'area. I tre elementi appunto dell'albero della vita sono stati affiancati quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco. In particolare l'aria, perché tutti gli ambienti saranno dotati di ventilazione naturale. Acqua, perché le scuole saranno dotate di un sistema di raccolta delle acque piovane. Terra, appunto, perché tutte le aree esterne saranno sistemate con orti didattici, serre didattiche, parchi giochi e verde pubblico. E fuoco, rappresentato dal sole, perché è stata studiata un'ottimale esposizione di tutti gli ambienti. Come dicevamo prima, l'intervento è stato stimato in 6 milioni di euro, per 3 milioni per la scuola dell'infanzia e 3 milioni per l'asilo nido, per i quali abbiamo aderito a un avviso pubblico emanato dal DM, da un DM del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Istruzione. Alla fine abbiamo previsto come cronoprogramma dell'intervento dei tempi di realizzazione di 30 mesi, suddivisi in 12 mesi per che vanno dall'affidamento del progetto definitivo fino all'affidamento dei lavori, circa 16 mesi per la realizzazione degli interventi e 2 mesi per i collaudi.